Fracci, dove eravamo rimasti? Ah sì, la scena del balletto cringe era presa direttamente da Street Fighter 6 e Moss è stato rapidissimo nel riconoscere il gioco. La risposta più sbagliata di tutte? Beh, quella della descrizione Wish. Gioco da ballo, scatole, ballo, cantare rap America, in danza, stanza, pavimento, LED, RGB, scatola parlante, bambino adulto. Vedete cosa succede a fare poracci? Io vi avevo avvertito. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai fare una pausa. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché non solo dobbiamo recuperare tutto quello che è successo nel fine settimana, ma anche venerdì. E quindi non c'è veramente tempo da perdere. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Direi di iniziare facendo il punto della situazione sul Tokyo Game Show. Partiamo da quella che è stata la vera bomba di tutta la fiera, che però sono sicuro ha lasciato scontente parecchie persone, ovvero l'annuncio super mega incredibile da parte di Konami. Mi dispiace, ma niente Metal Gear e niente Silent Hill. Konami si è effettivamente riaffacciata sul mercato dei videogame annunciando il ritorno di una sua serie storica, ma in questo caso si è trattato della collection dei primi due Suikoden in HD. In realtà questa è una mossa epocale, e c'è bisogno di rendere facilmente accessibili questi due JRPG anche al pubblico più giovane e fare in modo che non diventino un'esclusiva di chi può permettersi di spendere una fortuna in retro gaming. L'unico problema è che magari oggi il pubblico occidentale è sovrastato dai JRPG, genere che negli ultimi mesi ha praticamente saturato il mercato. Comunque la collection uscirà nel 2023 anche per Switch e se ne uscirà una versione fisica, beh, sarà un acquisto obbligatorio. E visto che stiamo parlando di JRPG, se siete rimasti incantati dall'annuncio di Octopath Traveler 2, vi lascio un link in descrizione che rimanda a una live stream di Square Enix dove il titolo viene provato in anteprima per una ventina di minuti. Il titolo è esattamente come ce lo aspettavamo. Dal primo episodio sembra cambiato ben poco e speriamo che oltre la trama Square sia riuscita a donare una personalità distinta nelle meccaniche di gioco a questo secondo capitolo. Durante il TGS Microsoft si è più volte dichiarata intenzionata a fare finalmente breccia nel cuore dei giocatori orientali, e oltre alle novità presentate per il Game Pass, di cui già abbiamo discusso la settimana scorsa, il futuro sembra riservare parecchie iniziative pensate per il suolo nipponico. Sarah Bond e Phil Spencer hanno rinnovato l'impegno nel creare titoli originali proprio come accaduto in passato per particolari esperimenti del calibro di Blue Dragon e Lost Odyssey. E mentre la collaborazione con Kojima diventa sempre più una realtà concreta, Spencer ha purtroppo frenato l'entusiasmo dei fan verso un possibile ripescaggio del progetto Scale. Nonostante la volontà di Platinum Games, il capo di Xbox ha proprio dichiarato che al momento non c'è nulla da dire su Scalebound. Discorso diverso per Final Fantasy XIV e nonostante Spencer si sia preso pubblicamente l'impegno di portare il popolare MMO su piattaforme Xbox nel lontano 2019, del titolo ancora non se ne è vista l'ombra. In occasione però di un'intervista rilasciata al sito giapponese Game & Watch, Spencer ha dichiarato di non essersi ancora arreso e anzi tentativi di coordinarsi con Square Enix starebbero continuando dietro le quinte. Ben più roseo invece il futuro di Final Fantasy XVI. Il gioco non è stato mostrato al TGS, ma il producer, Naoki Yoshida, ha dichiarato che probabilmente un nuovo trailer verrà rilasciato il prossimo mese, dopodiché, senza sbilanciarsi troppo, Yoshida ha aggiunto che ci sarà la possibilità di comunicare più o meno la data di lancio del titolo. In generale, questo ritorno in presenza del TGS è stato sicuramente un segnale importante per tutta l'industria, anche se è chiaro che siamo lontani dai livelli di affluenza pre-Covid. Quest'anno infatti il TGS ha attratto circa la metà dei visitatori dell'edizione 2019, soprattutto a causa delle restrizioni anti-Covid in vigore nel paese che ancora non è riaperto completamente al turismo. Insomma, un bel segnale di ripartenza, ma siamo ancora lontani da una situazione ottimale. E chiudiamo con altri due aggiornamenti su delle notizie trattate la scorsa settimana. La prima riguarda PSVR 2. Abbiamo parlato degli hands-on e delle ottime prime
impressioni da parte della stampa specializzata, però va aggiunto un dettaglio: la seconda generazione di VR Sony non sarà retrocompatibile con la precedente e i titoli PSVR potranno essere portati soltanto tramite delle patch fornite a discrezione dei programmatori. Il motivo? Beh, secondo il capo del progetto, Hideaki Nishino, il problema è che la tecnologia di PSVR 2 è così avanzata da rendere obsoleta la precedente. Si tratta di due mondi non comunicanti tra di loro. È insomma tornato il We Believe in Generations che tanto aveva fatto scalpore con l'annuncio di PlayStation 5. E poi vi ricordate? La settimana scorsa vi ho raccontato di come Jeff Grubb si è scusato per aver sbagliato i leak sulle remaster di Zelda e Metroid. Beh, in un certo senso abbiamo anticipato le scuse ufficiali perché nel weekend è arrivato un vero e proprio mea culpa formale. Un video dove il giornalista spiega cosa è successo con i leak, perché ha preso la cantonata e come pensa di evitare situazioni del genere in futuro. Il video non è brevissimo, ma io l'ho trovato molto interessante da un punto di vista giornalistico. Vi consiglio di guardarlo. Come al solito il link lo trovate in descrizione, se mi ricordo di metterlo. Sul fronte Nintendo questa volta non abbiamo leak o novità sconvolgenti, però venerdì a sorpresa sono stati rilasciati 3 nuovi titoli Mega Drive all'interno del pacchetto aggiuntivo dell'NSO e si tratta di titoli molto interessanti da non sottovalutare, anche se poi mettono in luce i soliti problemi dell'NSO. Alesia Dragoon, The Story of Thor e Earthworm Jim. Partiamo dall'ultimo. Si tratta di uno dei migliori platform dell'epoca, uscito su Mega Drive nel 1994 e poi convertito poco dopo su Super Nintendo. Ancora oggi la sua grafica coloratissima e il suo umorismo sopra le righe funzionano alla grande. Nell'iscrizione base trovate il seguito all'interno della libreria SNES e fa piacere vedere all'interno di un unico servizio due pietre miliari dell'epoca 16-bit. Se siete in astinenza da The Legend of Zelda in due dimensioni, non lasciatevi scappare l'ottimo action adventure The Story of Thor, conosciuto come Beyond Oasis in Nord America, da molti considerato come uno dei migliori titoli in assoluto della libreria Mega Drive. Anche in questo caso, grafica al top e idee di game design niente male, come la possibilità di evocare spiriti utili sia in combattimento che nella risoluzione di enigmi ambientali. E poi c'è Alesia Dragoon, titolo sviluppato da Game Arts, gli autori di Lunar, insieme a Gainax, lo studio di animazione dietro a Evangelion. Gainax si occupò di tutto il lato artistico della produzione, compresa la storia e gli artwork che poi sarebbero stati digitalizzati da Game Arts per creare gli ambienti di gioco e gli sprite dei personaggi. Un altro platform difficile ma frenetico ed appagante, ma che soprattutto non si filò a nessuno quando uscì in Europa. Complice anche una copertina non proprio in linea con i toni dell'artwork originale. Comunque, se da una parte l'offerta del pacchetto aggiuntivo diventa sempre più interessante, ci troviamo di fronte a due bei problemi. Il primo è che non c'è nessuna roadmap di cosa verrà aggiunto al servizio e dobbiamo sempre sperare nella puntualità di Nintendo, ma di questo ormai abbiamo parlato allo sfinimento. L'altro è che tutto quello che viene offerto sul pacchetto aggiuntivo, per quanto riguarda il Mega Drive, è stato già riproposto recentemente, o all'interno di Collection, o come line-up del Mega Drive Mini. Quindi va bene riscoprire i capolavori del passato, ma non si tratta neanche di vere e proprie riscoperte. Comunque, date una chance a questi tre titoli perché anche se non siete appassionati di retro gaming, potrebbero comunque essere delle piacevoli sorprese. Fidatevi di Poro. Va bene, ora dobbiamo parlare di tutto il casino che è successo con GTA 6, perché dopo anni di rumor, improvvisamente è stata leakata una quantità imbarazzante di filmati di gameplay, circa un'ora di immagini del titolo ancora in sviluppo. Un danno incredibile per Rockstar. Per me non ha alcun senso mostrarvi le immagini, oltre a essere abbastanza rischioso per il video, ve le potete trovare facilmente online, ma più che altro vorrei fare un po' il punto della situazione su tutto quello che è successo, perché è forse uno degli eventi più importanti degli ultimi anni e potrebbe avere forti ripercussioni su tutta l'industria. Domenica mattina, dal nulla, l'utente TipotTuberHacker ha postato più di 90 video di GTA 6 su GTA Forums. Nel footage veniva mostrata una early build ancora in fase di sviluppo ed è chiaro che si tratta di materiale che non sarebbe mai dovuto uscire fuori dal circolo degli sviluppatori. A quanto pare l'hacker o il collettivo che c'è dietro l'account sarebbe riuscito a trafugare il materiale coperto da copyright intrufolandosi in un server Slack, un'app che si utilizza solitamente per le comunicazioni interne ai posti di lavoro. I brevi filmati confermano tutti gli ultimi rumor circolati sul titolo.
Tra i dettagli più interessanti ci sono la presenza di una coppia come doppio protagonista, un uomo e una donna, e l'ambientazione all'interno di Vice City, un ritorno storico per la saga. Rockstar e Take-Two sono immediatamente corsi ai ripari, iniziando a oscurare tutto il materiale emerso e anche chiudendo temporaneamente il topic su GTA Forums e anche il subreddit del gioco, confermando così la validità delle informazioni trafugate. La cosa ancora più grave e se vogliamo assurda è che il leaker dichiara di essere in possesso del codice sorgente di GTA 5 e delle testing build di GTA 6, tanto da essersi spinto fino a chiedere a Take-Two di essere contattato in privato per aprire delle contrattazioni. Insomma, gli hacker vorranno probabilmente un riscatto per non rilasciare pubblicamente tutto il lavoro degli sviluppatori. Al momento non sappiamo ancora come evolverà la situazione, ma la risposta di Rockstar non è tardata ad arrivare tramite un comunicato che prova a rassicurare la community. Sebbene la compagnia sia estremamente amareggiata che i primi dettagli sul titolo siano stati rivelati in questo modo, l'intrusione degli hacker non dovrebbe avere alcuna ripercussione sui titoli dell'azienda. L'attacco degli hacker non comporterà una sospensione dei live service di Rockstar, ma soprattutto lo sviluppo di GTA 6 non subirà alcun effetto lungo termine dettato da questo incidente. È difficile valutare l'impatto che avrà una tale situazione, ma ci troviamo di fronte a una delle più grandi rapine digitali del settore videoludico, sicuramente quella che avrà una delle più grandi risonanze mediatiche. E visto che proprio in queste ore sta emergendo una storia molto simile che riguarda però Diablo 4, che magari approfondiremo domani con più calma, bisogna iniziare a chiedersi come può l'industria tutelarsi da questi avvenimenti, ma soprattutto che reale impatto hanno sulla la percezione di un titolo leak del genere. Penso a storie recenti come The Last of Us Parte 2, al Capcom leak o, per tornare veramente indietro nel tempo, al leak di Half-Life 2. C'è un modo per evitare situazioni del genere o per minimizzarne l'impatto? Il continuo discutere su rumor e leak favorisce avvenimenti del genere? Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete visto i leak, se pensate che rovinino il piacere della scoperta, ma insomma, che idea vi siete fatti su tutto il casino GTA 6? Per me si tratta veramente di un evento epocale. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video, voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormite, sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Leak, Michele Tia, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ha 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 ha!